Abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Prego. Senta, io volevo fare una domanda al professor Ballestrini. La faccia, velocemente. Io dopo sono stata operata di tumore 3 anni fa. Sì. Alla mammella. Sì. Però dopo una chemioterapia mi si è abbassato talmente l'udito. Ho capito. E ho dei fastidiosi tremendi, orrende rumori. Ho capito. Ho fatto tutti gli accertamenti e mi hanno detto che la chemioterapia mi ha bruciato il timpano. È possibile, sì o no? Sì. Grazie. È possibile. È possibile. Allora è possibile. Cosa fare? Esistono delle terapie farmacologiche che possono essere ototossiche. Alcuni farmaci per la chemioterapia oncologica, alcuni antibiotici, alcuni diuretici dati a forte concentrazione possono provocare danni uditivi. Lo stesso acido salicilico dato a forti dosaggi e continuativamente può determinare danno uditivo. Bisogna sempre mettere i due piatti della bilancia. In alcuni casi bisogna sopportare degli effetti secondari perché l'azione primitiva del farmaco è talmente importante che bisogna rischiare anche questi effetti.